Siamo spariti come coppia e non abbiamo bisogno dell'approvazione di nessuno. È molto chiaro Ambra Angiolini, intervistata da YouDonna, sul rapporto con Francesco Renga, il suo matrimonio e come confrontarsi con la stampa, sempre alla ricerca di uno scoop e di un gossip. Siamo spariti non è nella chiave scandalistica, i due vivono un matrimonio sempre più forte, ma lo fanno cercando di evitare il più possibile il confronto con gli operatori della carta stampata. Ma perché? Ho imparato che all'esterno il nostro rapporto appare inspiegabile, per quanto ci chiedono tanto di sapere. Negli anni, grazie a Dio, abbiamo cominciato a rispondere sempre di meno, sino a sparire come coppia. Facciamo il contrario di quello che si fa di solito. All'inizio, per ingenuità ed entusiasmo, siamo stati di tutti, ora invece cominciamo a diventare solo di noi due, anzi di noi quattro, con i bambini. Leggo cose incredibili. Ambra Angiolini accusa quella parte di stampa che scrive cose incredibili su entrambi. Ogni tanto sento e leggo come incredibili e curiose. E guai lui o lo sono io, per esempio. Non ho più nemmeno bisogno di dimostrare il contrario, perché tutto quello che un tempo mi feriva ora mi scivola via. So come saziarmi da sola del mio stare in famiglia. Non ho bisogno dell'approvazione di nessuno. Un amore reso solido anche da Yolanda e Leonardo, i loro due figli. Una parola, in particolare, sulla trasformazione fisica della piccola. Nell'ultimo anno io e Francesco siamo rimasti colpiti, è cresciuta in modo esponenziale e adesso è quasi un adolescente. Ambra Angiolini a breve tornerà al cinema con un Natale stupefacente, commedia che la vedrà accanto a Lillo e Greg che esce nel suo 22° anno di carriera, tra televisione e cinema. Il grande schermo lo ha incontrato nel 2006, esordendo per Ferzano Zpetak in Saturno contro. Per quel film vinse un Davide di Donatello, da allora Ambra non ha mai lasciato il set. Chi se ne frega.